La donazione, come tutti gli atti giuridici, può essere oggetto di contestazione, ma la legge fissa un termine massimo per le impugnazioni. Diversamente nessuno potrebbe ritenersi davvero proprietario di una casa, di un'auto o di una somma di denaro che gli sia stata regalata. In molti si chiedono quando la donazione diventa definitiva. Conoscere la risposta significa anche sapere quanto tempo c'è per contestarla. E di tanto mi voglio occupare in questo video. Lo faremo tenendo conto del fatto che la legge prevede termini differenti a seconda del tipo di contestazione e degli interessi sottesi ad essa. Prima di andare avanti, vi ricordo di iscrivervi al canale per conoscere quali sono i vostri diritti e avere un avvocato che vi suggerisca come comportarvi. Tutti pronti quindi? Sigla! Questa è la legge! Se il donante intesta un bene a un'altra persona per evitare che su di esso possa avvenire un pignoramento, pensate alla donazione della casa al figlio da parte del papà indebitato, la donazione diventa definitiva dopo 5 anni. Questo infatti è il termine affinché i creditori possano esperire l'azione revocatoria, quell'azione cioè rivolta a rendere inefficace il passaggio di proprietà. Ma l'azione revocatoria non è così automatica. Innanzitutto è necessario che il creditore sappia della donazione, cosa comunque ricavabile da una visura immobiliare. E in secondo luogo, all'esito della donazione, il residuo patrimonio del debitore deve risultare tale da non consentire un agevole soddisfacimento delle ragioni del creditore. In altri termini, il debitore non deve avere altri beni che possano essere pignorati. Così, ad esempio, non sarebbe possibile l'azione revocatoria di una casa intestata al figlio quando il genitore, con un debito di 100.000 euro, ha comunque intestati una serie di terreni di pari valore. Vero è che comunque nel primo anno d'arrogito la donazione è ancora più facilmente aggredibile. Se infatti il creditore trascrive il pignoramento entro 12 mesi dalla trascrizione della donazione, questi non ha bisogno di esperire prima l'azione revocatoria, perché può pignorare il bene direttamente in capo al donatario. In definitiva, chi ha debiti deve attendere 5 anni affinché la donazione possa dirsi consolidata, ossia definitiva. Ma superato il primo anno potrà cominciare a stare un po' più tranquillo. Esistono casi in cui la donazione è solo fittizia, ossia simulata. Succede quando le parti, pur siglando la donazione, non ne hanno voluto attuare gli effetti. Possono esistere due tipi di simulazione della donazione. Il primo è quello della cosiddetta simulazione assoluta. Le parti siglano una donazione, ma in realtà non la vogliono affatto. Si verifica, ad esempio, quando un soggetto finge di donare casa a un altro solo per non apparire più proprietario di questa, ma vi continua a vivere e a pagare tutte le spese. In questo caso è possibile contestare la donazione in qualsiasi momento senza termini di scadenza. Dunque, la donazione non sarà mai definitiva. Il secondo caso è quello della cosiddetta simulazione relativa. Le parti firmano una vendita, ma in realtà vogliono realizzare una donazione. Pensate al caso del padre che, volendo intestare una casa al figlio prediletto per non scontentare gli altri eredi, fa apparire la cessione come una finta vendita, quando invece si tratta di un regalo. In questo caso il termine per l'impugnazione è di 10 anni, pertanto la donazione diverrà definitiva dopo questo termine. L'ultimo caso in cui la donazione può essere contestata è quando questa va a ledere le quote di legittima degli eredi. Come sapete, la legge prevede delle quote minime di eredità al coniuge e ai figli che non possono mai essere violate neanche con un testamento. Se queste quote vengono violate, l'erede in questione può impugnare il testamento e tutte le donazioni fatte dal defunto con cui questi ha svuotato il proprio patrimonio. Quindi se un padre in vita lascia un immobile di consistente valore a un figlio e alla morte il suo patrimonio è insufficiente a soddisfare le quote dei legittimi, cioè gli altri figli e la moglie, questi ultimi possono impugnare la donazione. Il termine in questo caso è di 10 anni dalla morte del donante. Quindi la donazione diventa definitiva dopo il decennio. Si potrebbe però verificare una seconda ipotesi, quella in cui il donatario vende l'immobile. Chi acquista una casa da una persona che l'ha ricevuta in donazione deve sapere che entro 20 anni dalla donazione gli eredi potranno chiederne la restituzione. Dunque in questo caso la donazione diventa definitiva dopo 20 anni dalla sua trascrizione nei pubblici registri. Per comprendere meglio la questione vi faccio un esempio pratico. Antonio dona la propria casa al figlio Mario e nulla dà alla figlia Domenica. Mario, dopo 5
5 anni vende la casa al signore Eugenio. Dopo 3 anni Antonio muore. La sorella di Mario, che chiamiamo Doriana, prima di 10 anni dalla morte del padre, chiede a Mario di dividere la casa poiché questa non ha ricevuto nulla dal padre. In tal caso, non essendo passati 20 anni dalla donazione, Doriana potrà ottenere la restituzione dell'immobile nonostante questo sia stato venduto a Eugenio. Se invece Antonio fosse rimasto in vita altri 20 anni dalla donazione, Doriana, pur potendo agire contro il proprio fratello, non avrebbe potuto costringere Eugenio a restituirle la casa. Le donazioni, se riguardano immobili o altri beni di rilevante valore, devono essere fatte tramite il notaio. Diversamente, se ad esempio viene fatta verbalmente o con una scrittura privata, la donazione è impugnabile senza limiti di tempo e quindi non sarà mai definitiva. E con questo per oggi è tutto. Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.